Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati, se già mi conoscete, benvenuti se è la prima volta. Siamo su Mass Effect 3, la quinta parte, se i calcoli sono giusti, del nostro DLC Omega, appunto, nella nostra Legendary Edition. Dobbiamo andare a riconquistare la zona di atterraggio, vedete? Eccoli qua, quindi dobbiamo cercare la strada in qualche modo. Qui stanno facendo barriere biotiche, mi posso infilare dentro, signorina, grazie. Oddio, detta così è veramente brutta. Passiamo di qua. Procediamo. Allora, procediamo di qua. La situazione non è delle migliori, eh. Aria, vai, grande. Colpo stordente. Allora, passiamo di qua. C'è ancora qualcuno in piedi. Vai, aria. Grande. Riattiva. Esci da barriera nuova. Stiamo arrivando, Nirin. Mi do solo un'occhiata in giro per vedere se c'è qualcosa da raccogliere. Come sapete, sempre cerco di essere completista. E adesso torniamo indietro da Nirin. Bellissimo personaggio, Nirin. Peccato che lei come Aria sono disponibili solamente in questa parte dei DLC. Mi è proprio dispiaciuta sta cosa. Sarebbe stato bello se le avessero aggiunte proprio come personaggi giocanti. Giocanti, personaggi NPC. D'accordo. No, lì Aria. Va bene. Qua da me. Ok. Va bene. Beh, serve il segno. Dobbiamo parlarci. I Talon combatteranno per te. Così potremo impedirti di sacrificare inutilmente la nostra gente. Visto, Shepard? Lasciami indovinare. Ti ha detto che sono prevedibile e facile da manipolare. Bingo! Esattamente. Crede di poterti usare come vuole. Non è una novità. Una cosa, però. Mantengo il comando dei miei uomini, senza discussioni. Basta che siano pronti. Oh, lo saranno. Ok, ci spostiamo dal bunker 9. Sì, BKOM, comunque sarebbe, io ho detto bunker 9, ma interpretazione mia lì. Ormai ci siamo quasi, Shepard. I Talon saranno in prima linea. Ora non ci resta che disattivare i campi di forza per irrompere nell'Afterlife. E liberare i civili di Omega. Cerberus avrà un bel da fare con loro. In una sola mossa avremo la popolazione e i Talon al nostro servizio. E questa è manipolazione. Meglio non compromettere le alleanze ancor prima che prendano forma. Mai contare troppo sulla fiducia e la buona volontà. Forse è il momento di ricredersi. Sai una cosa? Ci penserò. Bene, ora passo al terminale di comando per preparare la prossima mossa. Urgenza. Desidero attenzione per voi.
certo entusiasmo. Benvenuto all'Emporio di Erroth, umano. Sollievo. Mi compiaccio del ritorno di Aria. Quella stanza remota era troppo limitante. La sua pattuglia mi ha liberato. Curiosità. Mi sembri familiare. L'ultima volta mi avevi fatto un grosso sconto. Illuminato. Capisco. Astuzia. Ho un piano per rientrare nelle perdite causate dall'occupazione di Cerberus. Delucidazione. Il generale si è liberato del divano di Aria all'Afterlife. La sua restituzione mi metterebbe in buona luce. Propositivo. Trovalo e inviami le coordinate. Saprò ricompensarti come meriti. Perché no? Non è una priorità, ma terrò gli occhi aperti. Apprezzamento. A compito ultimato, i tuoi sforzi saranno premiati. Ti farò sapere. Cortesia. Buona giornata. Dai un'occhiata alla mia merce se ti interessa acquistare qualcosa. Ok, non abbiamo molti soldi, ragazzi. Rama factotum, mirino termico, comunque... Ragazzi, roba bella, perché è roba anche di livello 3 addirittura. Però sicuro di farcela. Calmati, è tutto ok. Allora, dovremmo parlare con Aria per andare avanti, guardiamoci un po' attorno per vedere se, e dobbiamo anche individuare il divano di Aria per darlo al nostro amico Elcor, che poi farà una bella figura con Aria e quindi ci darà una ricompensa. Ho scoperto la fonte che alimenta i campi di forza di Cerberus. Sì, la vedo. Shepard, dai un'occhiata. Il generale sta deviando l'energia da uno dei miei reattori principali in fondo alle miniere di Omega. Purtroppo la zona è sigillata dagli stessi campi di forza. Non del tutto. Potremmo passare attraverso quella zona scura e poi salire. Una delle raffinerie è senza energia, quindi nessun campo di forza a ostacolarci. Ci infiltriamo laggiù, attraversiamo la miniera e prendiamo l'ascensore arrivando proprio dietro il reattore. Ci sai fare, Shepard. Andiamo. Non senza di me. Aria, i miei l'hanno catturata lungo il perimetro. Catturata? Figuriamoci. Ora siamo alleati. Aria non te l'ha detto? La stavamo aspettando, Bray. Torna pure al lavoro. I Talon sono pronti, ma se devo mandarli allo sbaraglio, devo assicurarmi che quei campi di forza non ci saranno. Che piaccia o no, bisognerà sopportarmi. È come se non ti fidassi di me. È esattamente come se non mi fidassi di te. Beh, fidati di me almeno. Combatteremo insieme. Farò in modo che possiamo fidarci a vicenda. Bene, comandante. Almeno tu non hai manie di grandezza. Aspettaci all'infermeria, Nirin. Noi arriviamo subito. Shepard, devo sistemare gli ultimi dettagli del piano. Ci vediamo laggiù. Andiamo all'uscita adesso. Possiamo parlare ancora con Aria? Sto già fremendo, Shepard. Appena riavremo il controllo del reattore, potrò mettere le mani sul generale. Beh... prima dovremo liberarci di qualche migliaio di soldati. Dettagli. Non abbiamo tempo da perdere. C'è qualcosa di cui vorresti parlare? I campi di forza. Cosa succederà dopo aver disattivato i campi di forza? La gente si ribellerà. Sarà il caos. E insieme ai Talon potremo marciare indisturbati verso il centro di comando del generale, all'Afterlife. Un massacro. Già. Senza i campi di forza si scatenerà l'inferno. Ma so che tutto quel sangue sarà solo responsabilità di Petrovsky. La dedizione di Nirin. Credi che Nirin abbia già dimenticato i vostri trascorsi? Ormai è storia vecchia, ma Nirin non è certo una che dimentica. Io ho calpestato molte persone. Quando non sono letali, le tracce che lascio sono sempre permanenti. Siamo molto diverse, ma non ho nulla contro di lei. Finché resterà al suo posto. E generale Petrovsky? Non è che il tuo odio verso il generale ti stia dando alla testa? Direi che mi sta spingendo a dare tutto. Ha trasformato Omega in una prigione e in una base operativa di Cerberus.
Dovresti odiarlo anche tu. Per quanto mi riguarda, non vedo l'ora di averlo tra le mani. È tutto. Non ti disturberò con altre domande. Bene. Appena sei pronto, raggiungerò te e Nirin all'uscita vicino all'infermeria. Scorte mediche distribuite alle truppe da sbarco. Asa, Shepard, posso parlarti? Sì. So che siamo di fretta, ma avrei bisogno di parlarti, in privato. Volentieri. Aria sarà qui a momenti. Forse non avremo altre occasioni. Non voglio ostacolare Aria. So che deve essere spietata. Lascia che si vendichi. Non lo faccio per me né per Aria, o per quello che c'è stato tra noi. È per i cittadini di Omega. Ho capito. Qualcuno deve pensare al loro bene. Due forze di tremenda potenza stanno per collidere, e loro si troveranno in mezzo. Spero che mentre disattiveremo quei campi di forza e ci prepareremo alla guerra, anche tu penserai a loro. Allora, in generale. Che ne pensi di Petrovsky? Un avversario degno di rispetto, non solo perché scaltro. Appena ho assunto il comando dai Talon, lui ha offerto l'amnistia a chiunque avesse deposto le armi. Alcuni dei miei hanno accettato, e lui ha mantenuto la parola. Ha una sua morale. E azzarderei dire che non corrisponde a quella dell'uomo misterioso. I Talon, il tuo gruppo. I tuoi sono pronti a combattere? Non preoccuparti per i Talon, Shepard. In passato erano ladri e farabutti, ma ora hanno una loro integrità. Combattiamo per un futuro migliore. Mi chiedo se lo stesso possa dirsi della nostra amica Asari. Immagino che lo sapremo presto. Aria? Com'eri finita tra le grinfie di Aria? Stavo bene nell'esercito Turian. Questo prima che i miei superiori decidessero di trasferirmi, notando i miei grandi poteri biotici. In pratica volevano sbarazzarsi di me, e io, non potendo più aiutare nessuno, mi sono dimessa. Poi ho vagato per la galassia, in cerca di un nuovo scopo. E alla fine sei arrivata qui? Più che altro ci sono arrivata per caso. E qui ho incontrato una splendida creatura, che non guardava in faccia a nessuno. Lo ammetto, ne ero affascinata. Forse perché in fondo volevo somigliarle. Eravate intime? In che rapporti eravate? C'era una forte attrazione. I suoi punti di forza compensavano le mie insicurezze. E forse valeva lo stesso per lei. Ma poi, più che stare con lei, volevo diventare come lei. Nirin Kandros stava svanendo. Meglio che vi siete separate. Mi sembri profondamente diversa da lei. Nonostante tutto, sento di dovere molto ad Aria. Lei mi ha ricordato chi sono veramente. Non è stato facile separarsi da lei, ma non ho rimpianti. I corrotti. Tu sei una veterana. Perché sei terrorizzata dai corrotti? Tu sei abituato ad affrontare i razziatori, comandante, ma quei mostri, sai cosa fanno alle persone? Forse sono ancora là fuori. E se tornassero? Non voglio neanche pensare che fine farebbe la popolazione di Omega. L'idea mi spinge a combattere. E mi perseguita. I campi di forza. Cosa sai dirmi sui campi di forza di Cerberus? È tecnologia proveniente dal portale di Omega 4. I tessuti si disintegrano al contatto. Devono richiedere una grande fonte d'energia. Disattivandola, potremmo compromettere altri sistemi della stazione. Spero procederemo con attenzione e cautela. Andiamo. Abbiamo finito, Nirin. Partiremo presto. Io sono pronta. Ok. Comandante? Esci dal garage. Allora, possiamo... rimettere, guarda che un fucile d'assalto abbiamo ottenuto solamente in questa parte. Riprendiamoci Valkyrie, ragazzi, e a lei mettiamo questo qua nuovo che abbiamo ottenuto. Ecco qui, Festron, e lo modifichiamo anche. Allora, perfetto, diamo più capienza. Questo qua che dà più potenza. Ok. Allora, 4 punti per Shepard, 2 per loro, continuano a livellare come se non ci fosse un domani. Baluardo biotico, vai.
Ok, spostiamoci. Vediamo se questa sarà l'assalto finale per Omega. Siamo arrivati in alto. Stiamo arrivando a una delle raffinerie di Esu. L'impianto è senza energia, quindi dovremo forzare la porta. Ci penso io. Dalla parte opposta troveremo l'accesso alla miniera. E da lì giungeremo al reattore. Così diceva la planimetria. Io gestivo Omega, Nirin. Non lavoravo certo in miniera. Lo so, ci mandavi i tuoi schiavi personali. Per gli spiriti. Calmati, ora c'è solo Cerberus. I cadaveri sono a brandelli. Non mi piace. Raggiungi le miniere. Altri cadaveri. È una carneficina. Ho un brutto presentimento. Non dovremmo. Shh. Cos'è stato? Un corrotto. Oh no. Il generale deve aver sigillato questo posto per rinchiuderlo dentro. Ce la dobbiamo vedere col corrotto, insomma, ragazzi. Dubito che ci lascerà passare tanto easy easy. L'ascensore per le miniere è oltre quella porta. Manca l'energia. Allora dobbiamo riattivarla. Qui intorno dovrebbe esserci un interruttore da azionare. Abbiamo un datapad. La raffineria verrà sigillata con effetto immediato. Questo è un ordine con priorità alfa. Qualsiasi violazione della quarantena sarà punita con la massima severità. Quindi con la pena di morte. Quei condotti alimentano la porta. Seguiamo. Ok, vedete? Ripristina l'energia. Proviamo a salire. Riesco ad avanzare qua. Sembra quasi che si sia buggato. Di qua, Shepard. Ok, grazie Aria, non vedevo. Certo che sti tubi si sentono meno. Forse il corrotto ha capito con chi ha a che fare. Magari. Ho visto uno di quei mostri sterminare una squadra di soldati. Prendiamo la scala. Probabilmente la cosa di scendere la scala non era sbagliata. Però poi dopo non abbiamo. Ecco l'interruttore dell'energia. Ok, vai. Speriamo di almeno di riaccendere Euci. Quando sarà tutto finito, ci sarà molto da sistemare. Spero comincerai dalle zone a uso civile. Non molli mai. È un tratto che abbiamo in comune. Fuoco! Nerin, sveglia! Allora. Fuoco e strage. Odio le mostre. L'odio dovrebbe darti forza. Invece ho visto solo paura. Bene, torniamo alla porta.
Ragazzi, dobbiamo passare di qua. In teoria questa porta speriamo si apra col bypass. Voi pensate che fosse lui l'unico corrotto? E ripristinare energia. Non pare così facile, eh? C'è dei comandi dell'ascensore. Ce n'era solo. I comandi dell'ascensore non so se saranno attivi. In guardia, Shepard! Altri corrotti! Vabbè, una festa qua! Non devono uscire da questo. Il discorso è che non so come raggiungere quella zona per ripristinare energia. Non ci facili, ragazzi, dai, non lamentiamoci. Li abbiamo eliminati tutti. Riproviamo con l'ascensore, occhi aperti. Riproviamo con l'ascensore, ok. Facciamo quello che dice Shep. Sì, funziona. Sigillo la porta, per sicurezza. Alle miniere, forza. Beh sì, è una buona idea sigillare la porta. Rifletto. Il generale aveva sigillato quell'area per imprigionare i corrotti. Insieme a qualche povero soldato. Sì, le creature le hanno uccisi tutti, ma senza trasformarli in altri corrotti. Non so, qualcosa non quadra. Sei solo terrorizzata. Questo luogo ha un suo schema, Aria. Anche Cerberus. Se ti sforzassi di coglierlo, forse capiresti. In tal caso, teniamoci pronti a tutto. Sento le trivelle. Merda, non dovrebbero fare tutto quel casino. Cerberus le sta mettendo a dura prova. Allora, siamo rimasti bloccati sul posto. Adesso ci possiamo muovere. L'accesso al reattore deve trovarsi al livello superiore. Cerchiamo una via per salire. Ora, è rimasto buggato sotto con ripristinare energia. Sempre che sia un bug, quindi. Vediamo, ragazzi, ma neanche in questo episodio terminerà il nostro Omega. È veramente lunghissimo, come dire, sì, incredibile. Ok, continuano a darci gli stessi pezzi, oltretutto. Allora, sfruttiamola noi questa qua degli scudi. Vabbè, è molto buio e riuscire a vedere le truppe di Cerberus è abbastanza difficile. Combattiamo fino a quando non li abbattiamo. Aria. Dobbiamo usare quell'ascensore di servizio laggiù. Ok, sembra essersi sbuggata la zona di prima, dove continuava a venire fuori e ripristinare energia. Dobbiamo trovare un passaggio alternativo. Dal livello superiore. È tornata a buggarsi e indicarci ripristinare energia.
però. Ok. Cerchiamo un'altra strada per l'ascensore. Sempre che ce ne sia uno. E qua. Anzi, ci deve per forza. Io cosa dico? Ci deve per forza essere. Quindi ragazzi, continuerò a cercare la strada per l'ascensore di servizio e salire nel prossimo episodio. Come vedete ci stiamo muovendo all'interno di Omega e anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Omega come DLC è incredibile ed è veramente lunghissimo e pieno non di colpi di scena ma di cose da fare. Allora, quindi ragazzi, che dire, io vi saluterei qui, vi ringrazio di aver visto questo episodio. Intanto io qui continuerò a girare finché non trovo la strada e poi dopo taglierò il video, ricaricherò per farvi vedere la strada che ho trovato. Qua non si passa, mannaggia. Quindi lasciate like ragazzi se questo episodio dove abbiamo incontrato Corrotti vi è piaciuto, ma soprattutto vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando e come continueremo la nostra avventura su Omega, sempre nei panni di Shepard, accompagnato in questo caso da Arya Teal'c e da Nirico, appunto questi due compagni, queste due compagne che abbiamo solamente durante il DLC di Omega. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao a tutti e ovviamente grazie di aver visto questo video.